Per l'industria abruzzese oggi è una giornata storica. Questo perché Confindustria Chieti Pescara e Confindustria Teramo si sono fuse per dare vita alla nuova Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. L'accordo è stato siglato a Silvi davanti al leader nazionale Carlo Bonomi. Confindustria Abruzzo Medio Adriatico è ora la più grande d'Abruzzo, con un totale di circa 1.000 iscritti assumerà rilievo e peso nazionale. Ricordare quando venivo da ragazzino qui e mi prendevano a secchiate d'acqua. Ecco, almeno spero che oggi non succeda di nuovo. No, detto ciò, perché è importante questa fusione? Per una serie di motivi che già Silvano ha annunciato. Ovviamente il tema della rappresentanza politica. È importante che un territorio come l'Abruzzo possa esprimere, anche attraverso i voti in Consiglio Generale, in Confindustria, quelle che sono le necessità dei suoi associati, ma soprattutto, e credo, il progetto che sta dietro. Nella mia esperienza ho visto che dalla Pesenti in poi ci sono state fusioni che sono state positive e fusioni che sono state negative. Qual era la differenza? Era il progetto che c'era dietro. Se ci si fondeva solo per essere più grandi e per avere un voto in più, sono tutte finite male. L'obiettivo invece, uno degli obiettivi che è già stato dichiarato da Silvano e da Lorenzo, è quella di mettere a disposizione degli associati dei servizi, servizi importanti. Lui ha citato due filiere, l'automotive, la moda, ma ce ne sono tante altre nei distretti dell'Abruzzo. Anche dal punto di vista associativo, ormai le dimensioni sono importanti per poter avere i mezzi necessari per dare dei servizi migliori. Le nostre imprese ci chiedono sempre più servizi ad alto valore aggiunto. Questa fusione darà diritto ad esprimere due rappresentanti nel direttivo nazionale di Viale dell'Astronomia. A Pescara ci sarà la sede legale di Confindustria del Medio Adriatico e a Teramo ci sarà la sede secondaria. Il presidente sarà Silvano Pagliuca e Lorenzo Dattoli, vicepresidente vicario. Presidente Pagliuca, lei sarà a capo di questa nuova realtà industriale. Cosa cambia per l'Abruzzo? Cambia che questa è un'associazione che esce ancora più rafforzata, lo ricordava prima il Presidente Bonomi, siamo la terza Confindustria per grandezza del Centro-Sud, quindi questo ci inorgoglisce, ma oltretutto ci dà quella forza che ci serve per portare avanti le esigenze delle nostre imprese abruzzesi. Ovviamente sarete più forti a livello nazionale anche per cercare di portare in Abruzzo le grandi strategie. Beh, diciamo che infatti questa fusione, oltre alla mia presenza nel Consiglio Generale di Via dell'Astronomia, sarà affiancata anche a quella del Presidente Dattoli, del Presidente uscente della Confindustria Teramo, e quindi avremo, come dire, una presenza rafforzata anche a livello nazionale. L'operatività sarà da subito. Praticamente da questo momento in poi. La firma di questa fusione ci porterà ad avere una rappresentatività molto più importante dei servizi aggiuntivi, il tutto per il territorio e per i nostri associati. La preoccupazione è che Teramo possa essere sminuita. Assolutamente no, dobbiamo abbattere questi campanilismi e infatti ci chiameremo Confindustria Abruzzo Medio Adriatica proprio perché ci vedremo come un'unica associazione che ingloba ovviamente le tre province di Chieti, Pescara e Teramo.